è Elisa? Elisa è una grande sognatrice, nel senso che io, vabbè, vivo di musica da quando ho iniziato a studiare canto, che avevo 13 anni, adesso ne ho quasi 28, quindi sono 15 anni che ho questo sogno, come tantissimi altri, di poter portare la mia musica e la mia arte nel mondo. Quindi posso dirti che sono una ragazza molto molto semplice, ho tanti sogni, ma ho anche tanto i piedi attaccati al terreno, quindi non sono consapevole, diciamo, rispetto a tanti anni fa quando ho cominciato, che mentre prima magari mi illudevo di poter spaccare il mondo, adesso dopo un po' di esperienze so perfettamente che bisogna continuare a sognare, ma è dura, è una strada molto difficile. Quindi sono una sognatrice consapevole delle difficoltà, sicuramente. Alle prime ore dell'uscita del video che ti dà inizio a questa nuova bella avventura del singolo, video singolo in contemporanea, che emozioni ti dà adesso a questo punto la gente che ascolta e vede questo video e soprattutto ti conosce? Ma mi fa piacere che abbiamo girato questo video, che Stefano abbia avuto l'idea di girarlo qui, perché io sono andata via di casa a 18 anni, quindi non sono molto conosciuta nell'ambiente ascolano, sia musicale un po' di più chiaramente, perché le scuole di musica e gli musicisti sono pochi, comunque relativamente pochi, essendo una città piccola, però in generale non sono una persona molto, diciamo, conosciuta, perché appunto essendo andata via molto presto di casa, questi una decina d'anni me li sono persi, quindi non tutti, ancora oggi non tutti sanno che sono una musicista, una cantante e che scrivo canzoni, che ho cominciato da poco, quindi mi fa molto piacere che soprattutto posso essere apprezzata a casa mia, ecco. Quindi è sicuramente una bella soddisfazione quando mi viene detto che il pezzo è piaciuto, questo sicuramente. E come nasce l'idea di questo brano, ma soprattutto come mai l'inglese, oltre che è mai una lingua internazionale? Allora, questo brano è nato da un'esperienza un pochino traumatica, personale, un'esperienza derivata da una relazione finita male, risalente all'anno scorso, più o meno il periodo verso gennaio-febbraio. È nata questa canzone di getto, io vivevo a Parma lo scorso anno perché vivevo lì, ma stavo svolgendo il primo anno di studi in conservatorio a Milano e facevo da pendolare. Quindi vivevo a Parma in una casa da sola e è stato un periodo molto buio, più o meno da verso settembre-ottobre fino a quando il Covid paradossalmente non mi ha riportato qui ad Ascoli. È stato un periodo abbastanza negativo, perché questa relazione andava male, e poi è finita peggio. E sono stata molto male, e poi oltre a questo facevo una vita molto molto stancante, perché facevo 4 ore di treno al giorno per andare a studiare a Milano, e quindi non avevo assolutamente possibilità di dedicarmi ad altro che a quello, perché oltre alle lezioni il viaggio era stancante, quindi vivevo da sola, quindi comunque dovevo sistemare anche la casa, fare la spesa, cucinare, quindi insomma. Oltre a questo, ho avuto appunto il carico di questa emotività che è venuta fuori dopo questa relazione. E quindi è nata questa canzone di getto in inglese, perché ho buttato le mani sul pianoforte, ho cominciato a suonare gli accordi e ho cominciato a canticchiare la melodia in finto inglese, quello che nell'ambito si definisce fake English. E poi automaticamente ho cominciato a scrivere le frasi che avessero un senso, ed è nata così. E per quanto riguarda il video, che abbiamo visto che è comunque bellissimo, hai dato qualche consiglio oppure ti sei affidata direttamente al direttore della fotografia, al regista, e comunque ti sei divertita a fare il video?
Allora, mi sono divertita tantissimo perché innanzitutto è stato il mio primo, diciamo, non proprio primo primo perché anni e anni fa feci anche un'altra cosa, però era meno sentita, visto che comunque non era un brano mio. Mi sono divertita molto perché ho scelto io tutto il team, quindi ho scelto i personaggi che hanno recitato, gli attori, la truccatrice, quindi mi sono sentita subito a mio agio e ci siamo divertiti tanto anche perché la location... Le location erano molto belle, era ancora estate, quindi abbiamo veramente fatto 4 giorni di full immersion, è diventata veramente una compagnia, una comitiva amichevole. E poi per quanto riguarda la scelta diciamo delle location, del trucco, della storia proprio di come metterla su, in realtà io ho parlato quando Stefano Romani mi ha proposto questo lavoro bellissimo, io mi sono sentita sia con lui, ho parlato sia con lui che con il resto del team, con Fabio che è il regista di Milano e abbiamo, in base alla storia che racconta la canzone, poi Fabio che è stato colui che ha scelto un po' come raccontare questa storia, ha deciso di dargli questa dimensione un po' mistica. Infatti dal video poi si vedrà, non si capisce subito diciamo la storia. Però poi riguardare una seconda volta, già una seconda, terza volta si comincia a capire un po' a grandi linee. Quindi penso che lui abbia voluto proprio dargli questo impatto non diretto da subito. Quindi diciamo che ci siamo confrontati, però gli ho lasciato abbastanza scelta libera, insomma, l'ho lasciato libero mi sono affidata a loro, diciamo, visto che era il mio primo video, non volevo, mi sono affidata ai professionisti. A questo punto bisogna continuare. Gli obiettivi futuri? Gli obiettivi futuri, innanzitutto, io sto finendo l'ultimo anno in conservatorio la laurea magistrale, quindi sto studiando al biennio e questo sarà l'ultimo anno, quindi sicuramente il primo obiettivo è quello di laurearmi prima possibile, spero ad ottobre, Covid permettendo. E poi a livello personale sto continuando a scrivere, scrivo sia in italiano che in inglese, quindi... continuo a scrivere, ad arrangiare i miei brani e spero che un giorno possano essere raccolti in un EP, nel mio primo EP, e soprattutto di suonarli live, in un momento in cui la musica live, cioè la musica in generale, sta subendo tantissimo questo periodo di crisi, ha subito tantissimo questo blocco delle attività e spero che prima o poi si riprenda perché è un settore molto importante per la cultura, per il nostro paese. E spero che, insomma, potrò suonarli dal vivo in qualche teatro, in qualche pub, e perché no, magari un giorno in televisione, però questo non dipende da me, purtroppo, quindi ci spero, ma è molto difficile. E se domani mattina suonasse il telefono e ci fosse un personaggio che ti chiederebbe un featuring, una collaborazione, secondo te chi potrebbe essere? Ti piacerebbe che suonasse? Allora, questa è una bella domanda perché ho tante, diciamo, tante muse ispiratrici, nel senso che, ispiratori, nel senso che anche le canzoni che scrivo si capisce benissimo dal modo che ho di scrivere, che comunque prendono un po' dagli ascolti che io ho avuto in tutti questi anni di studio, e quindi... Diciamo che in Italia mi piacerebbe tantissimo, uno dei miei punti di riferimento è sicuramente Elisa. Mi chiamo come lei, però in generale diciamo che è veramente un'artista incredibile, secondo me. È una delle poche che porta alto il nome della musica italiana, oltre al fatto che scrive anche lei benissimo in inglese, arrangia i suoi brani, è una polistrumentista, quindi lei sicuramente. Però ecco, di esteri ce ne sono tantissimi, da James Morrison piuttosto che una volta ho passato un periodo della mia adolescenza ad ascoltare solo Stevie Wonder, mi piace tantissimo la musica latina, quindi diciamo che ho vari, prendo spunto da vari artisti, però in Italia sicuramente ecco Elisa la prima fra tante. Grazie mille.